fare la vostra conoscenza, madama. Non amo parlare con persone che non conosco. Vabbè, mi presento, io sto qua sul conte. Arrivo subito, bravo. Ti potrei mostrare la mia collezione privata di farfalle? No, grazie. Ma vi potrei mostrare dei fossicini di Roma che sicuramente una signora come voi non ha mai veduti. No, grazie. E io sto sempre qua, sul conte. Arrivarici. Ma... Le ho detto che non mi serve nulla. Ma... Ma... Ma la... Va fatta bene, poi dici che a Roma i nobili ci muoiono dei pizzichi. Te credo con ste sagre. No, grazie. No, grazie. E qui invece... Ecco, abbiamo anche la musica. Sì, io sono praticamente il Suor Capanna senza baffi in questo momento. E racconto praticamente tutta la storia che esisteva in quel momento, perché il personaggio veramente esistito, Pietro Capanna, dove racconta tutto, era il primo cantautore, diciamo, della storia della canzone romana e uno dei primi cantastorie di Roma, forse il primo proprio. E racconta tutti i piccoli particolari, tutto ciò che accadeva nei vari rioni di Roma, lo raccontava. Lo vendeva pure perché lo rendeva pubblico. In questo caso racconta invece la vita del conte d'Acchia. Quindi sarà un po' il filo rosso dello spettacolo. So, come si dice, l'Union Trade? Ecco, colonna portante, va. Un colonnone perché sono abbastanza grosso. Una specie di narratore musicale perché poi introduce tutti i personaggi. Accompagnati appunto con la musica, oh, diciamo che è uno spettacolo musicale, c'è il balletto, è uno spettacolo davvero bello, veramente, non perché ci stiamo noi, perché chi è venuto è rimasto a bocca aperta. Dicevamo comunque diversi riferimenti storici appunto e anche a personaggi storici dell'epoca. Quello senz'altro, infatti il regista si è, come dire, documentato in tal senso e ha riportato qua e là dei contrappunti molto aderenti alla realtà di quel momento, insomma, ci sono delle cose molto carine. Per esempio, lui cita il conte d'Acchia cita l'avvento della macchina, dell'automobile, che veniva costruita dalla Fiat, praticamente, e andava a benzina, come si suol dire. Gli ruba e battuta a lui, ma insomma, voglio dire, almeno fammo fa fuori scena, insomma. Sì, è vero, ci sono, al di là del fatto che comunque ci si diverta molto, è uno spettacolo comunque leggero, comico, però ci sono tanti riferimenti storici, quindi chi si siede si diverte, ma allo stesso tempo dice, ah vedi, la macchina è uscita all'epoca, vedi, chi lo sapeva? Oh, e poi il tutto è raccontato in due giorni, quindi a cavallo proprio tra il 31 di dicembre e il 1 gennaio del 1900, quindi chiudiamo lo spettacolo aprendo al nuovo secolo. Ma chi era quella ragazza che non la conosco? Quella che è sortita adesso? Niente, una. Una? Ma una che? Non deve essere comunque, non l'ho mai vista. Sì, si è trasferita qui da poco, abita con la madre, al portone dietro la piazza. E affaccia proprio lassù. E com'è che è venuta a casa tua? E a te che te frega? È venuta a casa mia, che è venuta a fare? Ah, chiedere se c'è un bisogno di una cameriera, di una coca. Insomma, se la diamo a servizio. E tu tardi? Tu tavi? No, tu tavi. E dopo ti dico pure tu. Ah, qui intendi la ragazza? Non so, ci devo ancora da pensare, non vedi. Ce faccio pensare io, va. Che ne sa, Suor Capanna? Suor Capanna sa. Ma che ne sai? Che ne sai? La via del sapore, sa tu, suona di tutto. C'è tacca che c'è il naso. Sbronzoloso come l'ananas. Certo. Faceva con Rosetta e casca morto. Sta sbagliando. Perché voleva che se lo sposasse. Portavo c'è piano questo corone. E' partendo. Ma non vedi che non è il caso. Troppo storto ce l'hai il naso. Allora! Allora, da una parte quindi la colonna sonora e poi abbiamo detto anche il balletto. Sì, dove fortunatamente non ballo perché qua, ahimè,
anche se due passi ogni tanto li faccio, devo essere sincero, mi hanno coinvolto quelli del balletto, cioè questo ballo fai con noi, dico beh ci provo, non è che sono una cima, comunque sì c'è il balletto che è molto divertente, parte soft ma dopo diventa grande, molto grande, come se dici di starti mortali fa ma la fine. Chi vedremo in questo spettacolo, a parte voi? Chi vedremo? Oh, abbiamo gli altri interpreti, c'è Serena D'Ercole che interpreta Rosetta, della quale il Conte Dacchi appena incontra perde la testa, quindi se fino a quel momento è stato un farfallone comincia a sentirsi uomo, comunque prova dei sentimenti finalmente. E poi chi altro abbiamo? Stefano Natale, chiedo, Stefano Natale a molti conosciuto per essere la voce ispiratrice De Verdone, perché è quello che fa lunga gli gambe e corce gli gambe e quant'altro. Poi abbiamo Edoardo Camponeschi, abbiamo Claudio Fabbi, e chi altro abbiamo? Abbiamo 7-8 ballerini, praticamente 4-5 attrici bravissime, bisogna dire la verità. Sì, per l'occasione, come dire, l'esordio del mio piccolo Federico Antonucci, che in questa commedia praticamente calca per la prima volta le scene nella parte dello strillone, e questo gli è dovuto perché insomma è stato il padre che l'ha istigato, per cui tutto qua. Perché venire a vedere il Conte Tacchia? Perché ci siamo noi, no, perché sono spettacoli che è difficile trovare oggi proposti, perché c'è dietro c'è una gran fatica produttiva, perché siamo una ventina di artisti in scena, la scena come vedete anche proprio la scena in sé è straordinaria, ben curata, i costumi, le scarpe, insomma, e comunque il materiale artistico che è davvero di alto livello, quindi se volete passare una serata diversa, ormai la televisione so che offre di tutto, ma uscite da casa perché non se ne può più di stare a casa, ci stanno a Muravvivi, venite a teatro. E poi perché avranno la benedizione del Papa, niente meno che in diretta, non ho capito, meglio di così. No? Ricordiamo anche la regia però, è giusto? La regia, Achille Mellini come regista. E non solo, come produttore. Grazie. Grazie a voi. Onesto è un modo di parole. A dire che la sincerità è un dono pari all'eleganza di una venere magliarda che con lo sguardo sai da canto. Prego, s'accomodi, iniziamo la lezione di nobiltà. Sono regina del foyer, faccio scuola di poco, vuoi chiamarmi con la moto? Sono diritti da bucio, porta in alto quel bel viso, con lo sguardo più deciso, fiero come il dio del vento che sussurra il portamento a chi vibra come un aereo, però e non tenere la bocca aperta, far rosso, tira il sedere un po' più in là, mancia in dentro fuori il petto senza mai indossare il guanto, senza mai dimenticare che se ti chiedono qualcosa annuisci, merci messieurs. Sono regina del foyer, faccio scuola di conto, vuoi chiamarmi con amore? Sono diritti da bruciare. Buonasera, buonasera! Buonasera, si dice buonasera. Devo invecchiare in questa posizione o decido di salutarmi? Scusate, sor Mimì. Signor Mimì. Vabbè, chiamami Mimì e basta. Non mi tocca. Su, Mimì e basta, su. Però non mi ricordavo pure tra uomini toccava baciarsi le mano. Quante volte devo dire che quando sto in questa posizione non sono un uomo, ma una donna. Anzi, una nobile donna. Sì, ti piacerebbe. Dai. Su. Momento. Bacia. Ah, aspetta. Se vanno scansare tutti sti peli. Smettila, donna peluta sempre piaciuta. Donna pelosa sempre schifosa, io questo so. Il Conte Tacchia al Teatro Tirso de Molina fino al 14 marzo. L'appuntamento con scena e fuori scena è come sempre alla prossima settimana. Buio.